Ciao, sono Ernesto Carbone. Odio tutto e odio tutti. Ma soprattutto odio quelle maledette auto elettriche, tutte fighette, tutte silenziose, che non inquinano. Non fai neanche in tempo ad andare al lago, che si ferma a metà strada. E se si rompe qualcosa? Non puoi portarla dal meccanico. Se si spacca una lampadina, devi chiamare un ingegnere aerospaziale. Un ingegnere spaziale per cambiarti una lampadina. Ernesto, datti una calmata, ma cosa c'è che non va? Cioè, dimmi che problema hai con le auto elettriche. Ma come cosa c'è che non va? Ma si parla solo di queste benedette auto elettriche, ma poi che cosa hanno di particolare? Io non lo so, cioè, neanche l'autonomia, ma che autonomia hanno queste macchine qua? Ma scusa Ernesto, ma si può sapere dove devi andare? Cioè, fare avanti e indietro in giornata a Capo Nord, berti un caffè a Singapore e andare sotto i porticati di Teramo? Cioè, anche le city car hanno dei serbatoi piccoli, ma di questo non ti lamenti. Prendi ad esempio la Volkswagen ID3 con il pacco batterie da 58 kWh. Di certo non arrivi a Capo Nord, ma almeno 300 km se stai attento come guidi. Li fai tranquillamente anche in inverno con il freddo che riduce sensibilmente l'autonomia. Poi è ovvio, in città e in autostrada i consumi salgono, ma è la stessa cosa anche per i motori diesel o benzina. Nel caso dell'ID3 con un pieno di elettricità posso fare in autostrada 228 km, mentre in città fino a 286. Poi, caro Ernesto, devi ricordarti anche una cosa, che la macchina elettrica la devi sempre mettere in carica, un po' come fai con il cellulare. Non devi aspettare mica che arrivi in riserva, cioè il telefono se si scarica lo metti in tasca, ma la macchina dove la metti? Ma non solo a casa, anche quando vai a fare la spesa, insomma, quando puoi ricaricala, anche perché così migliori la vita della batteria e soprattutto non hai mai problemi di autonomia. Qua lo volevo, ma secondo voi io ho tempo 2 giorni di aspettare che si carichi la batteria? È vero, le macchine elettriche sono più lente a ricaricarsi e l'ID3 non fa di certo eccezione. Se è scarica e la colleghi alla presa di casa ci metti poco più di un giorno per raggiungere il 100%. Ma ti faccio anche un altro esempio. Se per caso arrivi alla sera che hai metà batteria da ricaricare, basta attaccarla alla presa asciugo di casa e al mattino dopo te la ritrovi al 100%. Non devi fare niente, pensa, puoi anche riposarti. Volendo puoi anche installare una wallbox da 7,4 kW, certo. Per installarla ti costa circa 500 euro, ma i tempi si riducono di un terzo. Pensa, ci mette solo 4 ore per ricaricare la prima metà di batteria. E comunque, se sei in giro ci sono migliaia di colonnine a cui attaccarsi. Certo, ti costa più del doppio che ricaricarla a casa, ma ci metti molto meno. Nel caso della nostra ID3, una ricarica completa costa circa 25 euro. Il prezzo cambia a seconda del gestore, mentre a casa spendi solo 11,60 euro. Ma ricorda, il tempo è denaro. Con le colonnine in un'oretta hai 100 km di autonomia in più. E quindi, dopo una vita passata a fare benzina con la macchina in riserva spianata, devo cambiare abitudini un'altra volta. Oh beh, ho imparato a caricare il cellulare tutte le sere. Mi sono anche dovuto arrangiare a aggiornare il software del televisore. Mi abituerò anche a questo. Resta il fatto che da guidare le auto elettriche sono veramente terrificanti. Ma Ernesto, ma cosa stai dicendo? Guarda che l'ID3 ha il pacco batterie sotto il pianale, così il baricentro è più basso. E fidati che tra le curve è particolarmente divertente. Non lo diresti mai da un'auto del genere. Il merito è dell'assetto, ma anche della trazione e del motore là dietro. Quest'ultimo eroga 204 cavalli e 310 Nm di coppia che portano l'ID3 da 0 a 100 in poco più di 7 secondi. Pensa, è un risultato simile a quello ottenuto dalla Golf GTD, un gasolone. E in città è particolarmente comoda l'ID3 perché, come praticamente tutte le elettriche, ha il cambio automatico e una modalità che si chiama B, che intensifica la frenata rigenerativa. Di fatto con la B si guida con un solo pedale, ovvero quello dell'acceleratore, schiacci e l'auto va avanti, mentre se lo rilasci l'auto rallenta come se stesse frenando. Praticamente mentre l'auto rallenta o frena, il motore recupera energia e ricarica le batterie, ottimizzando di conseguenza i consumi e risparmiando anche sulle pastiglie dei freni.
Guarda, può sembrare complicato, è vero, però è più difficile a dirsi che a farsi e secondo me ci prenderai anche gusto. E comunque non preoccuparti perché il pedale del freno rimane sempre lì, Tra l'altro su questa ID3 mi piace molto la pedaliera perché il pedale dell'acceleratore ha il tasto play mentre quello del freno ha il tasto pausa. Geniale, E mi piace un sacco l'idea di avere il cambio qua vicino al cruscotto digitale. È vero, è in un posto un po' strano dal solito, però fidati che quando fai manovra basta allungare la mano, cambiare marcia e il gioco è fatto. Boh, sarà. A me sembra un'auto piccola e scomoda, come tutte le elettriche tra l'altro. Guarda, la ID3 è al tempo stesso un omaggio al passato ma è anche proiettata verso il futuro. Certo, è elettrica ma ha il motore e la trazione dietro proprio come il primissimo maggiolino. E questo ha i suoi lati positivi. Per cominciare, il diametro di sterzo è molto ridotto, la parcheggi in un fazzoletto ed è agile come una city car. E poi c'è tantissimo spazio nell'abitacolo. Con le stesse dimensioni di una Golf hai la stessa abitabilità di una Passat. Gli occupanti godranno di un grande senso di ariosità a bordo. Inoltre, senza la presenza di cambio trasmissione, il pavimento è piatto a favore dei passeggeri posteriori e il tunnel centrale è ricco di vani portaoggetti. Pure il bagagliaio ha la stessa capienza della Golf, 385 litri fino a un massimo di 1267 litri. Certo, potrei fare qualche appunto sulle plastiche un po' dure, ma ormai è un tratto comune a tantissime auto, non solo elettriche. Oh, tutto bellissimo, ma quanto costano? Cioè, ma scherziamo, ma hai idea di quanto costa il mio gasolone Euro 6? Certo, è vero, ma soltanto se guardi al listino nudo e crudo, cosa che non fai nemmeno con il tuo gasolone. Il listino della Volkswagen ID3 parte da 34.400 euro per la versione base con batteria da 45 kWh e si sale fino a 48.900 euro per il top di gamma con la batteria più grande, da 77 kWh e tantissimi optional. Ma se rottami il tuo vecchio gasolone avrai subito uno sconto di 10.000 euro. Alla fine il prezzo non è poi tanto distante da altre versioni diesel o benzina di stesse dimensioni, allestimento e prestazioni. E considera che i costi di esercizio sono molto inferiori, tralasciando le gomme e i freni non ci sono più tutti quei tagliandi tipici dei motori termici. E non parliamo neanche di quanto risparmieresti su bollo, assicurazione, area C. Certo, un po' di roba su cui pensare ce l'ho. Magari ci faccio un giro, chissà, cambio idea. Grazie. Vado a cambiare idea, forse. Sì, buongiorno, vorrei un taxi, per favore.